È abbastanza singolare che tocchi a me, non specializzato in questo ramo, di parlare dei legnanesi, ma lo faccio con animo leggero, sia perché sono amici, sia perché li ammiro in quanto lombardo. Io penso che il fenomeno dei legnanesi sia stato molto, ma molto deformato dai soliti equivoci riferentisi al fatto che si travestono. La realtà è invece che siamo di fronte a una forma di teatro nuova. Un atto d'accusa alla mancanza di teatro che hanno gli italiani e di cui soffrono gli italiani, ma questa mancanza è sofferta soprattutto dal popolo lombardo, che è ben più numeroso di quanto non dica il confine attuale amministrativo della Lombardia. Noi non abbiamo avuto un teatro e come popolo, civiltà, antica, dalla cultura, dalla ricchezza, diciamolo pure, avremmo diritto di vederci riprodotti sul palcoscenico. Ora siamo qui a presentarli. È colpevole davvero da parte della cultura italiana di non avervi ancora individuato sul piano nazionale. È già un segno, diciamo, buono che la TV si accorga di voi adesso. Che dici, Felice? Beh, io dico che in omaggio all'800 centenario della battaglia di Legnano, è vero che la TV si sia ricordata di Legnanese, che ci fa molto piacere, soprattutto per la nostra città. Noi stiamo combattendo, diciamo, la nostra battaglia e diciamo che l'abbiamo anche vinta quest'anno qui a Milano, perché è dal 26 dicembre che il pubblico viene ad ascoltare quello che esattamente hai detto in funzione del teatro lombardo. Io direi adesso che qualche cosa del genere dovrebbe dire Barlocco, il quale è la controfigura, è la figliola, come sapete, di Teresa, no? Sono il È personaggio di Mabilia. Lui è un bel ragazzo e quindi può anche sembrare una bella donna quando si traveste ed è bravissimo, ormai specializzato in tutte le moine che comportano appunto l'appartenere agli imitatori della Osiris, perché all'inizio fu proprio una parodia, adesso ha una sua personalità Sì, artistica. e dirò però che tutti gli anni, non è che abbia parodiato solo la Certo, Osiris, all'inizio. tutti gli anni faccio la parodia di qualche personaggio, oltre ad essere la Mabilia, perché la Mabilia si divide praticamente in due personaggi, c'è cioè la Mabilia che è da cortile, la Mabilia figlia di Teresa, e la Mabilia soubrette, cioè è il sogno di questa Mabilia povera da cortile che è il sogno di diventare una Osiris. Ecco anche perché quest'anno, non so, faccio la Marlène di Attrice, ma non è che mi sono rifatto, come hanno detto, a certe compagnie che la fanno. Io, è 26 anni che faccio delle parodie, ho fatto la Marilyn Monroe, ho fatto la Giusti, ho fatto la Osiris, tutti gli anni faccio la Callas, insomma, non è che. Marlène, Marlène, Maria Maddalena von Loch Marlène, Marlène, divenne poi Marlène di Attrice partita da Berlino, rimase ad Hollywood. Nera guerra, tutta in bianco lei era Marlene, Marlene, olliviana diventò Marlene, Marlene, la grande guerra. C'è da chiedersi, dopo così strepitoso successo dei Legnanesi, come mai la compagnia non sia di giro, come mai non si trasferisca nelle importanti città italiane e anche in Svizzera, dove i lombardi sono tutti, quelli ticinesi per esempio. Ebbene, la risposta è molto semplice, sono lavoratori e ogni notte devono rientrare a Legnano per andare in fabbrica o in ufficio l'indomani mattina.